Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Misia. Oggi preparerò il pollo al curry con l'aggiunta del latte di cocco. Ecco cosa ci occorre per 4 persone: 500 g di petto di pollo già tagliato a cubetti, 200 ml di latte di cocco, olio di semi, uno scalogno, un cucchiaio di curry, un cucchiaino di zenzero, un cucchiaio di maizena e del sale. Versiamo il latte di cocco nella ciotola con il pollo. Mescolate e fate insaporire per mezz'ora. Nel frattempo tritiamo lo scalogno. Mettete lo scalogno in una wok insieme all'olio di semi e allo zenzero. Fate rosolare a fiamma bassa. Nel frattempo metto a cuocere anche un po' di riso per accompagnare il pollo dopo. Sgoccioliamo adesso il pollo tenendo il latte di cocco da parte. Mettiamo adesso il pollo nella padella con lo scalogno. Mescoliamo e facciamo rosolare. Nel latte di cocco mettiamo il curry, il sale e la maizena. E mescoliamo. Quando il pollo sarà quasi cotto, andiamo ad aggiungere il latte di cocco con il curry. A questo punto alziamo la fiamma e facciamo addensare. Si creerà così una salsina. Il pollo al curry è pronto, il riso pure, andiamo ad impiattare. Ed ecco qua il pollo al curry. Ciao e alla prossima ricetta! La prima video ricetta che ho fatto mi sono tagliato un dito, prima ancora di iniziare.